siamo a pochi chilometri da Roma, in questo meraviglioso campo di grano. Scenografia adeguata per parlare della linea guida numero 3, che è dedicata a più cereali integrali e legumi. I cereali e i legumi hanno svolto da sempre un ruolo fondamentale nell'alimentazione umana, come fonte di nutrienti e di energia. L'uso dell'amido ha rappresentato un passo cruciale nell'evoluzione umana, perché ha migliorato la qualità della dieta. Immaginate di quegli uomini preistorici che abitavano le zone dell'Africa, dove si è evoluta la prima linea di esseri umani moderni. L'inclusione dei cereali nella nostra dieta è considerato un passo importante in virtù della complessità tecnica della manipolazione culinaria richiesta per convertire i cereali in alimenti. Molte ricette della tradizione alimentare italiana vedono proprio l'accoppiata tra alimenti a base di cereali e legumi. Immaginate pasta e fagioli, pasta con ceci, riso e piselli. Questi sono soltanto alcuni di pochi esempi di una ricca tradizione gastronomica che ogni regione può vantare. I cereali e derivati sono la fonte principale di carboidrati nell'alimentazione italiana. Anche i legumi ne sono una buona fonte. Secondo le raccomandazioni dell'ARN, i livelli di assunzione raccomandati in nutriente energia, è bene che circa la metà dell'energia provenga proprio dai carboidrati e che essi siano per la maggior parte sotto forma complessa, come l'amido che noi ritroviamo proprio in questo prodotto. Anche le patate sono una buona fonte di amido, anche se nella nostra tradizione vengono usate come contorno, esse non sono sostitutive delle verdure. Stessa considerazione valida per i legumi, che non devono essere sostitutivi di verdure e ortaggi, ma che insieme ai cereali rappresentano una pietanza molto nutriente. E poi la fibra alimentare. I cereali, soprattutto quelli integrali, i legumi, la frutta e la verdura, rappresentano la principale fonte di fibra alimentare. L'assunzione raccomandata di fibra nel soggetto adulto è di 25 grammi al giorno. In realtà noi con la nostra dieta ne consumiamo molto di meno, siamo sui 17 grammi al giorno. Per raggiungere i livelli raccomandati quindi è bene consumare alimenti più ricchi in fibra, come i cereali integrali, invece che fare ricorso a supplementi a base di fibra. In definitiva, cereali integrali e legumi possiamo considerarli un valido alleato per stare bene, perché sono componenti di una dieta salutare per il loro ruolo preventivo nei confronti di alcune malattie. Il consumo di cereali integrali e di legumi è infatti associato a una riduzione del rischio di malattie cronico-degenerative come il diabete, le malattie cardiovascolari, alcune forme di cancro, ma anche per mantenere il peso corporeo e per le funzioni gastrointestinali. Questa linea guida sarà anche l'occasione per fare chiarezza su alcune false notizie. Ad esempio, che le farine bianche raffinate non sono un veleno. Anche se hanno un indice glicemico più alto di quelle ottenute con farine integrali, e questo è ovvio perché contengono meno fibra, questo non significa che la farina bianca provochi il diabete o che determini una iperproduzione di insulina e che sia responsabile dell'obesità. Infine, la farina bianca non favorisce l'insorgenza di cancro, che è una malattia multifattoriale che dipende da molte cause nutrizionali e non. E ancora, l'uso di sbiancanti chimici per la produzione di farine in tutta Europa è vietato da un regolamento comunitario ben specifico. Ancora falsa notizia, mangiare senza glutine fa bene anche a chi non è celiaco? E no, la dieta senza glutine è fondamentale per una persona affetta da celiachia, ma non deve essere seguita senza motivo come risultato di una moda, perché in questo caso non solo è inutile, ma anche potenzialmente dannosa. Bene, questa ed altre notizie e informazioni le troverete su questa linea guida all'indirizzo che troverete in sovraimpressione. E a me non mi resta che augurarvi una buona lettura.